Il problema della viabilità costituisce certamente uno dei problemi più importanti, vitali per l'economia savonese. Il raddoppio dell'autostrada Savona-Torino è a buon punto, sia pure per una parte ancora iniziale. Nel tratto Altare-Ceva sono in corso ormai di avanzata esecuzione i lavori per il raddoppio di circa 18 km di autostrada. Verranno anche finanziati e realizzati entro l'anno altri 22 km di raddoppio dell'autostrada, quindi complessivamente 40 km. Ma abbiamo alla nostra attenzione, e in corso anche qui di avanzata esecuzione, un problema relativo alla viabilità che dovrebbe costituire una grossa rivoluzione per l'intera Liguria. Da Sanremo a Sarzana dovrebbe sorgere la cosiddetta Aurelia Bis, una strada a metà collina che valorizza la nostra collina, che sviluppa il nostro turismo, che decongestiona il traffico sulle autostrade e sull'Aurelia normale. È un'idea che noi avremmo dovuto mutuare da tempo dai francesi, che hanno realizzato molto tempo fa già la Moyenne Corniche. Noi ci siamo messi in questi ultimi periodi a realizzare questo sogno ambizioso. 718 miliardi sono stati già finanziati, 718 miliardi sono già stati in parte notevole eseguiti nel tratto del Ponente e in modo particolare a Villanova e a Vado. Vi è nel piano triennale stralcio della grande viabilità per l'ANAS un finanziamento di 210 miliardi che riguarda la parte più interessante per noi, perché riguarda il traffico Vado-Savona e soprattutto Savona-Albissola e Celle. Vi è una congestione di traffico assolutamente insostenibile e chi percorre giornalmente l'Aurelia sa quanto tempo perda in disagi e in difficoltà in questo tratto. Se le amministrazioni comunali e provinciali definiscono un programma, si potrà beneficiare di questo finanziamento e realizzarlo in tempi che mi auguro relativamente brevi, anche per lo sviluppo del turismo nella nostra provincia.